Buongiorno, prima giornatina direi un po' fredda di quest'autunno perché finora. Vabbè, comunque ci sono i vetri appannati. Quindi, 29 ottobre, prima giornatina fredda, diciamo, di quest'autunno che comunque per ora è stato caldo. Anzi, è stato più freddo a settembre da noi quando ha fatto tutto quel temporale che insomma ha fatto disastri vari. Senza quello non trovo i funghi. Senza quello però non avremmo trovato i funghi. Allora, oggi è un sabato mattina un po' impegnativo perché dobbiamo preparare un sacco di cosine per quanto riguarda, cioè dobbiamo andare a fare spese e comprare un sacco di cosine perché lunedì andremo, non possiamo dirlo perché sennò dietro si scatena. Ve lo faremo vedere, così non ve lo diciamo, avrete la sorpresa. Prima di tutto andiamo a fare colazione perché questa giornata è un pochino più fredda. C'è grasso. Oh, qui, brufolo. È degna di iniziare con un bel bombolone alla crema, direi, no? Stamattina ci sta. Andiamo! Non basta, ci sei già. Come vuoi stare? Ero sicura, Simone. Che mangi? Buono? Che mangi, amore? Che mangi? Niente, posto. Matti! Ecco qua un carrellino di schifezze per andare via. Tutto l'occorrente per la sopravvivenza. Spesa fatta, abbiamo riempito il carrello di schifezze perché comunque faremo dei panini da portare via domani. Qualche snack durante il viaggio, ci sta, quando si va via ci sta che si mangi un po' di schifezze. Sta arrivando anche il caldo, penso che venga una giornatina veramente, ma a parte che le previsioni mettono 25-26 gradi, per cui per essere il 26 novembre meraviglioso. Hai visto che stamattina ho gli occhi particolarmente verdi? Vabbè. Proprio prato. Bene, poi si fa. Poi si mette un piedino qui, un piedino di qua, un piedino qui e un piedino di qua. Vai, un piedino questo. Prima si mette il piedino più vicino, un vabbè. Un piedino su questo e un piedino oh. Là. Un piedino su questo e un piedino appaggio. Vai, un piedino su questo, uno su questo, salta. Happy. Che brava! Corri dai cigni, amore, corri piano però, eh! Va piano, ti cazzate, ti muovi i piedini, sennò. Sì, va là che c'è l'erba bagnata. Guarda come sono belli questi cigni! Vedi ancora? Questi sono i piccolini, cioè erano i piccolini. Sbiancabile, questo è sbiancabile. Sì, cominciano a sbiancare le penne. Ti lo becco. Sono belli questi cigni, vero? Dai un pezzettino a loro. Sì, amore, daglielo un pezzettino. Però, tira la su, sì, ma se non ci arriva, daglielo. Lo mangi tu, mi raccomando, Vieni qua. Brava. Guarda che siamo rientrati a casa dalla spesa e lei si è addormentata, quindi parlo piano mentre aspettiamo, insomma, che lei si sveglia, quindi prepariamo il pranzo. Faccio un po' di faccendine domestiche, inizio sfacendo i letti perché oggi è giornata di bucato, quello grande, insomma, lenzuola, eccetera. E mi fate compagnia. Ecco qua, poi ovviamente ho tutte le finestre aperte, lascio il letto sfatto fino a stasera perché così prende aria, faccio una bella contrarietta con tutte le finestre e le porte aperte, così il materasso prende aria e meglio, insomma, non è che mi piace rifare subito il letto. Sfaccio anche il lettino della piccolina.
via e adesso porto tutto in lavatrice. Via, portiamola in lavatrice con i calci praticamente. Anzi, apriamo anche la finestra qua nella stanza di Lucrezia. Queste le abbiamo messe ad asciugare. Sono le pantofole di Simone, perché lo lavate. Apriamo. Benissimo. Anche qua devo sistemare. Prendiamo intanto il suo pigiamino che lo portiamo a lavare. Abbiamo perso le due federe. Credo che caricherò il tutto così. Dato il via prima di partire, che ci siamo svegliati tardi e siamo andati via di corsa. Ecco qua. Care mamme, fatemi sapere se anche i vostri bambini si riducono a praticamente arlecchino i vestiti, perché la mia si sporca veramente in qualsiasi modo, stando in casa, stando fuori si sporca, quindi sono costretta ad andare a spruzzare questa qua, oddio, Ace Gentile, questa qua mi piace molto perché non ha la candeggina, quindi ovviamente non va a scolorire, ma riesco a smacchiare direi quasi tutte le macchie, a parte alcune di cioccolato che non vanno via, che sono un pochino più toste. Questo è pennarello, quindi in teoria dovrebbe andare via perché è lavabile. Quindi vorrei sapere se anche i vostri bambini si conciano in questa maniera e come fate voi a smacchiare i vestiti. Perché ecco, io con questo prodotto mi trovo abbastanza bene. C'è qualche macchia, appunto il cioccolato, che non riesco proprio a smacchiarla alla perfezione, ma ecco, insomma. Ecco qua. Ora la carichiamo. Sto usando questo detersivo in polvere di Rixan, che non avevo mai provato e sinceramente boh. Allora, devo dire che in realtà credo lavi bene, però non profuma, non lo so. Avete mai provato voi questo detersivo? Anticalcare. Ammorbidente. E detersivo in polvere. Accendiamo. Adesso sistemiamo il bucato che ho stirato ieri sera. Questo è di Ranocchietta. Ciao mio piccolo amore, sei svegliato? Ciao bimba bella, adesso mangiamo, visto i tuoi vestitini, andiamo a sistemarli? Andiamo a sistemarli sui cassetti, stai attenta scendi piano, seduta, brava, ecco qua, scendi piano piano. Allora, al supermercato, tra le altre cose, io ho comprato queste qua che sono pagnottine praticamente del giorno prima di pane integrale. E me le prendo sempre quando ne trovo, perché vi faccio vedere. A parte che questa nello specifico dentro una bustina di plastica dura comunque altri 2-3 giorni sicuramente. Comunque le taglio tutte a fettine, così le metto dentro queste bustine e le metto nel congelatore, così quando mi serve una merenda, una colazione o anche per pranzo eccetera, me ne tiro su due fettine, si scongelano e ho il pane pronto. Mentre lui invece si è comprato queste. Mi pare, le mangio il pane integrale della ferma, mi mangio la pasta fresca, la fredda. Ecco. E ovviamente le prendo perché comunque il prezzo è 53 centesimi e sono un chilo di pane, quindi cioè, per risparmiare veramente è ottimo, poi è veramente un peccato buttarlo. Siamo tornati, siamo andati a bere. Non mi ricordo di niente. Non me l'hai portato. Ah, scusa, non ci vado a prendere. Non vengo. Allora, siamo nell'orto che finiamo di sistemare, perché dovremmo piantare appunto l'orto fave, piselli, l'orto invernale, primaverile, ma eravamo indecisi tra i pomodori, i cocomeri oppure le fave e l'aglio, perché sono, saranno tipo 28 gradi. Veramente tanto caldo. Sembra estate. Io cavolo. A lui non piace l'estate. Vado a buttare in acqua i broccoli per cena. Pasta e broccoli. Siamo al giorno dopo, oggi è il 30 ottobre, noi stiamo facendo la zuppa di alberi proprio perché domani non saremo a casa, perché andiamo allo zoo.
E quindi ci abbandoniamo, festeggiamo stasera e poi anche domani sera quando ritorniamo riaccendiamo la zucca. Lucrezia cerca di dei boschi. C'è Lucrezia che cerca di farsi male praticamente. Anche io. Anche lui è pericolosissimo. Lucrezia smetti con questa storia. Stasera hai fatto freddino. No, credo no. La zucca non è dura, peggio. Vai, sei in tutti noi. Bisogna dire a Lumina quello fregata che deve fare più morbide. Intanto cuocio anche i broccoli per cena, che li abbiamo raccolti ieri. Pasta e broccoli. Anche se lui mi ha fatto ben notare che io, secondo me, erano già le 7 e quindi ero in ritardo per preparare la cena, lui mi ha fatto notare che non erano nemmeno le 6. Nell'orario l'ha cambiato. Vado a stomaco. Vado a stomaco. Lo stomaco mi diceva che era quasi ora di cena. Mamma, ti dai tutti i piccini? Te lo adesso mischiali e dopo li scelgo. Piccini? Dai, dai, li scelgo dopo. Allora. Ma prendi i cucchiai, vai, no? Vai. Prendi i cucchiai, prova. Non li gira lì, fa la minestra. Non fa la zuppina. Dai, tira fuori, dai, guarda, se non bisogna tirare fuori. Questa zucca è stata gentilmente offerta dal campo dell'omino qua vicino. Gentilmente offerta, ripeto, offerta. Regalataci. Non ti vedo convinto. Userei altri termini, non si può usare. Ragazzi, quelle del mio orto si sono seccate, no seccate, si sono... sono tutte andate male, non so perché. Erano molto belle perché poi era proprio la varietà quella di Halloween, cioè quella arancione. Vedete, questa è giannognola. La mia era quella bella arancione, avevano una bella forma. Tutto il resto sono andate male. Adesso che c'è stato questo ottobre pazzerello molto caldo, ne hanno rifatte due, ma ovviamente non sono mature, per cui niente, andiamo con questa. Tu fai la zuppa? Poi Simone sta scegliendo ovviamente tutti i semi in maniera magistrale, wow. E perché ovviamente non si buttano, perché si fanno in padella col sale. Vorrei provare al microonde per far prima un ciuffettino, così vediamo, magari sono buoni, no? E, insomma, i semi quelli da sgranocchiare, cose no, però. Va bene, sì, perché il 90% delle cose che si cuociono al microonde fanno Ora, adesso dobbiamo scegliere qual è la faccia, qual è questa ovviamente. Qual è la testa? No, fatto un giro, dopo io affino questo. Praticamente il progetto è circa questo, senza il naso, perché a me il naso non mi piace. Adesso lui cava tutti questi pezzi di zucca, poi vediamo io cosa riesco a fare. Ma tu sei bravissima, cosa fai i capelli alla zucca, amore? No. Cosa fai? Una mucca piccola. Ah, disegni una mucca, amore? Va bene, sei bravissima. Una piccola, una mucca piccola, va benissimo, amore. Dove la mettiamo, mamma? Le tartarughe? Allora, sì, la mettiamo sullo stagno delle tartarughe. Le tartarughe sono felici, diciamo. Vai, posizionala. No, sì, magari da una parte. Da una parte. Scusa, sta bene, va. Ah, così? Va bene. Secondo me dai, che tocco più al stagno. Però gira il viso, vabbè, la giro io. Vai, tieni sì, che... Perché... Tieni che metto la candela. Cos'è il viso? Ti serve un po' di luce? Guarda Lucrezia come accende la mamma, guarda! Non prende. Aspetta, perché c'è il pirulino. C'è il pirulino. Pronti, eh? Guarda bella, eh? Guarda bella! Adesso vediamo se la mettiamo così o no. No, così non mi piace. Non ti piace? C'erano i capelli, era più bello. Ecco. Così? No. Così no. Già mi piace di più. Bella prima. Così sembra Frankenstein, vieni a vedere mamma. Vieni a vedere da lontano, amore. Vieni a vedere. Oh, guarda che bella la nostra guarda zucca. Guarda la nostra zucca. Guarda com'è arrabbiata. Ci vuoi fare? Ma cos'è, ma che bella zucca! Ma matta, com'è la zucca? Ma... Matta. È bella la nostra zucca, vero? Mamma, mi ha fatto il babbo. Ale, rientriamo che freddo, non c'abbiamo il giacchettino. Dai, che non c'abbiamo il giacchettino, via.